Ciao, ben ritrovati dopo il nostro appuntamento della diretta. Come sempre ci ritroviamo per fare un po' il punto della situazione di quello che è successo. Beh, intanto questa mattina siamo stati insieme anche per raccontare un po' quello che era stato il tema lanciato la scorsa settimana, poi per motivi vari, insomma, personali non sono riuscita a essere insieme a voi e quindi il tema è slittato a questa settimana su quello che era successo, insomma, alla giornalista. Tanti di voi avevano già risposto anche tramite il post precedente con i propri commenti. Oggi abbiamo un po' continuato e Eugenio giustamente ha detto che non bisogna, cioè sì, ci si scandalizza e, non si, e bisognerebbe guardare oltre, ma molto spesso ci sono anche, diciamo così, delle violenze che non si vedono, ma come l'acqua, forse di cadere, la goccia di cadere sulla pietra, prima o poi la buca. E quindi in questo senso questa violenza anche psicologica è altrettanto importante, oltre a quella che diciamo si tocca con mano o si può vedere. E poi naturalmente, insomma, qualcun altro di voi ha fatto i suoi commenti. E poi che bello è stato che, insomma, eravate tantissimi in ogni parte del mondo e quindi mi avete anche un po' raccontato, beh, a parte la temperatura, ma anche come funziona, diciamo così, il Natale, anche perché domani, 8 dicembre, insomma, iniziano i festeggiamenti, quindi un po' come la vostra città si veste a festa. Questo è quello che, diciamo, abbiamo anche raccontato in questa nostra mattina. Poi c'era chi addirittura mi parlava del caffè. Caspita, il caffè ci vuole sempre e secondo me questo aiuta nella nostra giornata. Secondo me che è importante. E poi vi ho fatto vedere che però adesso tra l'altro lo vedete già anche finito, insomma, quello che è stato l'albero di Natale. Avete visto? Ho messo tutte le belle palline e quindi da domani anche noi ci vestiamo a festa con l'albero di Natale e da domani quello che vi dicevo, insomma, sarà l'appuntamento per i più di fare l'albero di Natale e il presepe. Io infatti sono una di quelle che ci tiene alle tradizioni e che ha aspettato appunto fino all'8 dicembre a fare il tutto. Come invece il maestro Domenico Guariglia, che domani sarà impegnato per lavoro, allora ha detto: io sai che c'è, ho preparato tutto, però la spina non l'ho ancora accesa, l'attaccherò domani. Bene, questo mi sembra un'altra cosa interessante. Allora, a questo punto noi ci diamo appuntamento a martedì prossimo. Come sempre, con un altro argomento, sicuramente sarà natalizio, anche perché insomma entriamo nel mondo natalizio ancora di più, magari sui regali da fare. Come sempre, vi dicevo, l'appuntamento è anche sempre su questo canale con la chiacchierata che avevo fatto insieme a Tartaruga on the Road. Quindi, se siete curiosi, insomma, seguiteci. E poi, nel frattempo, come sempre, potete seguirmi anche su Patreon e lì, insomma, dalle varie dirette alle news, alle storie, alle ricette, insomma, troviamo di tutto e di più. Va bene? Quindi, vi aspetto. Vi mando un bacio, oh, mi raccomando, guardate che io poi la prossima settimana sono curiosa e voglio vedere anche il vostro albero di Natale o il vostro presepe. Se avete qualcosa da scrivermi o dei suggerimenti, dei consigli, insomma, qualsiasi cosa potete farlo come sempre a imhcalib@libero.it e poi naturalmente ci troviamo o qui o su Patreon. Ciao, buona giornata, un bacio!